hanno mai assistito a un concerto di jazz, ci devono venire solo per la curiosità e capire se è una cosa che può piacergli e magari poi andare avanti, proseguire e poi appunto durante l'anno anche poi magari andare a sentire i concerti nei jazz club e iniziare a comprare i dischi di jazz. Quelli che sono già appassionati di jazz devono venire perché penso che sia un festival di qualità, sicuramente che riserverà un sacco di belle sorprese, di belle note. Sa che noi ce la metteremo tutta per farli stare bene, la location è stupenda, quindi ne vale la pena già solo per quello. Poi ci saranno tanti concerti collaterali anche nei pomeriggi. Di sera prima dei concerti centrali sul Castello dei Nove Merli, assieme a Elena abbiamo organizzato tutti questi concertini perché pensavamo che fosse giusto anche dare spazio a musicisti meno famosi e con del talento, infatti ci saranno giovani musicisti anche che apriranno i concerti centrali. Volevamo creare un'atmosfera un po', ecco, non limitare solo il concerto al concerto della sera, no? Cioè creare un'atmosfera jazz, di musica, di festa nel paese. Ci sarà una marching band bellissima che farà due uscite pomeridiane, quindi anche nell'orario dell'aperitivo, sfileranno per Piossasco, insomma suonando Dixieland. Quindi insomma io penso che ne valga la pena venire a farsi un giro.